forza di volontà è davvero ammirevole, Julian, ma non mi impedirà di vincere questa partita. Non me la sento di rinunciare proprio adesso a questo pallone, è mio. Devo riuscire a tirare prima che arrivi Oliver. Hutton ha quasi raggiunto Ross. La violenza dell'impatto scaglia il pallone in aria. Dov'è il mio pallone? Dov'è finito? Capitano, è lassù, in alto, davanti a te! Ross raccoglie tutte le sue forze e tira! Parker si tuffa, ma il tiro è troppo angolato ed è gol! Julian Ross ha messo a segno un altro gol per la sua squadra. Capitano! Ha fatto un magnifico gol! È davvero una partita emozionante. Mancano solamente 2 minuti alla fine e la Mambo sta vincendo sulla New Team per 4-3. Ce l'ho fatta. Capitano! Capitano! Ancora vivo. Il mio cuore non si è fermato. Il battito è un po' irregolare, però batte ancora. È incredibile, non si è fermato. Un po' di modo, qualcosa che non va. Non sta bene. Capitano. Oliver, siamo in vantaggio noi di un punto. Se la Mambo riuscirà a conservare questo vantaggio, saremo noi a partecipare domani alle finali. Giulia. Mancano solamente 2 minuti alla fine di questa semifinale, che la Mambo sta vincendo per 4-3. L'ultimo gol realizzato dal suo capitano è stato più il frutto della sua determinazione che della sua tecnica calcistica. Non c'è più niente da fare, abbiamo perso. Ma che ci prende? La partita non è ancora finita, dovete lottare fino all'ultimo. Siete sotto solamente di un gol, potete ancora recuperarlo. Bendy ha ragione, se ce la mettete tutta, niente è ancora perduto. Forza, può succedere di tutto prima del fischio finale dell'arbitro. Che tifo. Accidenti, che tifo, però Arthur e gli altri hanno ragione, ragazzi. Diamoci da fare, sì, ci sono ancora 2 minuti da giocare. Sì, sì. Non dobbiamo arrenderci, ragazzi, è arrivato il momento della nostra riscossa. Forza, New Team, forza! Bene, meno male che il nostro morale è molto alto. Julian ha segnato questo gol con uno sforzo di volontà e dobbiamo fare di tutto perché non vada sprecato. Questa partita è nostra. Il gioco riprende con il pallone alla squadra della New Team.
Julian ha realizzato un gol molto importante. Mancano soltanto 2 minuti alla fine della partita, ma a noi bastano 10 secondi per arrivare in porta e segnare. La partita è ancora aperta, Julian. Mancano solo pochi secondi al fischio finale dell'arbitro. Riuscirà la squadra della Mambo a conservare il vantaggio faticosamente conquistato dal suo capitano? Avanti, Mambo! Eccoci! La squadra della New Team è tutta proiettata in avanti, ma la Mambo non si lascia intimorire. Dovete trovare il modo di far arrivare il pallone a Oliver. Ted! Jack! La New Team sta effettuando dei passaggi molto veloci per avvicinarsi alla porta della Mambo, mentre Julian Ross continua a restare appoggiato al palo della sua porta. Ted! Ora Jack Morris ripassa il pallone a Ted Carter. È ovvio che la New Team sta effettuando tutti questi passaggi con lo scopo di riuscire a smarcare Oliver per dargli il pallone. Sono proprio curioso di vedere se ci riuscirà. La Mambo non perde di vista un istante Hutton, che è marcato da 2 uomini. Il giocatore chiave degli schemi della New Team è Becker, ma quello che poi tira in porta è Oliver. Se noi riusciamo a impedire a Oliver di giocare, automaticamente anche Becker sarà neutralizzato. Ecco un bel duello tra Paul Diamond e il giocatore numero 8 della Mambo. Ehi, Paul! Diamond passa a Tom Becker. Intanto anche gli attaccanti della Mambo stanno rientrando. Ma il fantastico dribbling di Becker li lascia indietro tutti. Intanto i difensori della Mambo vanno incontro a Becker e gli chiudono il passaggio. Sono decisi a tutto pur di conservare il gol di vantaggio. Non credo che stavolta Becker riuscirà a passare. Ehi, Ollie è rimasto senza marcatura. Stephen, Harry, marcate Hutton, presto, è rimasto solo. La Mambo torna a marcare Hutton. In questo momento la New Team può contare esclusivamente su Oliver. Non curatevi del pallone, pensate soltanto a marcare lui. La Mambo si sta controllando per conservare il risultato. Difficilmente Hutton riuscirà a smarcarsi. Oh. Intanto la New Team sta continuando il suo attacco con Tom Becker. Accidenti! Ma cosa aspettate? È logico che cerchino di bloccare Holly! Becker continua ad avanzare! Johnny! Ricordate che finora le nostre vittorie non sono dipese esclusivamente dalla bravura di Holly. Tutta la squadra deve fare uno sforzo per superare questo momento! Sì, Benji ha ragione! Forza ragazzi, facciamogli vedere cosa sanno fare i 3 moschettieri della New Team! Ok! Dai, New Team, sei tu la più forte! Le punte della New Team si stanno portando all'attacco! Mirko, Kate, marcate i 2 ai lati! Ma la Mambo reagisce prontamente! Ken, spostati sulla destra! Così Mason si trova nell'impossibilità di passare il pallone. Accidenti! Julian riesce ad anticipare tutte le nostre mosse.